Ok, buongiorno, siamo qui ancora una volta nella sede della Nocerina a promuovere un'altra bellissima iniziativa. Qui abbiamo di fianco il direttore artistico di un progetto bellissimo, la Città Incantata, e ci racconterà appunto di questo progetto di cui la Nocerina farà da partnership. Allora vi spieghiamo, in pratica voi come ben sapete la Nocerina è partita ad agosto con una mission sociale. Il nostro obiettivo era quello di fare in modo che nelle scuole potesse essere insegnata l'appartenenza alla nostra città, cioè quale miglior veicolo, quello della scuola, per far capire ai bambini che oltre alle squadre nazionali esiste appunto la squadra della nostra città. Quindi adesso diciamo è soltanto una piccola iniziativa che noi promuoviamo affinché successivamente si possa creare un ponte con questa associazione che poi a breve ci descriverà Antonio, la Social Project, che intraprenderà per la quarta volta un'edizione cinematografica aperta a delle iniziative che promuovono la legalità e il sano senso civico e la crescita psicologica dei bambini. E lascio la parola ad Antonio. Sì, ti ringrazio per questa introduzione. La Città Incantata Film Festival nasce già da un esperimento che si era tenuto qualche anno fa con il nome delle scuole al cinema e che andò molto bene e che ci consentì di svolgere oltre 35 mattinate. Capimmo subito che c'era un feeling particolare tra la gioventù di questa città ed il mondo del cinema. Dopo qualche anno, perché sapete anche la storia recente di Nocera ha attraversato dei periodi abbastanza difficili, e precisamente 4 anni or sono, la Città Incantata Film Festival si è data questo nome, si è data questo format. Un format descrivibile molto brevemente e sinteticamente come segue. Noi organizziamo delle mattinate al cinema per le scuole, innanzitutto con dei numeri oggettivi, obiettivi ed importanti. Abbiamo registrato in media tra le 10 e le 11.000 presenze ogni anno, tra le 35 e le 40 presenze ogni anno, quindi in questi 4 anni, alla fine di questo quarto anno saremo intorno diciamo alle 48.000-50.000 presenze circa. E non si tratta del classico matinée cinematografico che resta fine a se stesso, ma abbiamo una struttura ben precisa, perché siamo una sorta di incrocio tra diciamo, l'associazionismo culturale, il mondo della scuola e soprattutto il festival cinematografico. 3 cicli di film per 3 ordini di scuole, perché è giusto scegliere un certo tipo di film in base alle primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado. E noi manteniamo sempre stabili i due temi portanti del festival: diritti umani, e abbiamo infatti una partnership anche con Amnes, il gruppo 261 dell'Agro Nocerino, e legalità, che poi ci consente di lanciare il concorso Sguardi sulla legalità dedicato ad Andrea Vertorano, con premiazione nell'aula consiliare del comune di Nocera Inferiore oppure presso il teatro Diana, che mette in gioco i ragazzi stessi. Questi sono i 2 cicli portanti della Città Incantata Film Festival, e poi abbiamo sempre un terzo ciclo che ruota, è un ciclo che è stato negli anni scorsi dialogo interculturale, crescere insieme, quando si alludeva alla crescita psicologica, e quest'anno, ed ecco perché ci incontriamo con la Nocerina, è Fair Play, l'abbiamo chiamato i valori dello sport, che però diventano anche una metafora della vita. In base a questo scegliamo 3x3, 9 film da proporre alle scuole, a seconda di ogni ciclo e di ogni ordine, ogni grado scolastico, 9 film che spesso vengono dai festival, che noi rimettiamo in circuito, e questo poi è il senso della Città Incantata, che non lasciamo semplicemente, non abbandoniamo alla semplice visione, ma introduciamo, forniamo del materiale didattico e soprattutto dopo la visione a caldo all'interno del cinema, perché un festival di cinema più opportunamente si fa dentro al cinema con le emozioni del grande schermo. Svolgiamo delle attività didattiche, quello che molti in maniera semplificata chiamano dibattito, ma per il quale noi abbiamo inventato un format particolarissimo sul quale io non mi dilungo, perché sarebbe bello magari scoprirlo anche insieme qualche mattina, ma vi dico semplicemente che non è botta e risposta, ma sono proprio una serie di attività che coinvolgono i ragazzi sul linguaggio del cinema, ma soprattutto sui temi dei 3 cicli. E l'incontro con la Nocerina in questo senso è risultato quasi naturale quest'anno con il ciclo Fair Play, perché credo che sia per il tifo, che insomma per la crescita civica, che per l'educazione all'immagine, il discorso sia dello stesso tipo: Sì. educativo nel tempo, intergenerazionale. Spesso diamo identità multiple ai nostri utenti, ma sono delle persone. La stessa persona è un tifoso, uno spettatore è un cittadino, e svolgere un discorso congiunto in questo senso è fondamentale.
ti ringrazio Antonio. Quindi noi inizieremo lunedì già a essere presenti alla vostra che film proietterete? Scusate perché non sì, abbiamo... Allora, abbiamo le primarie con il film Robinson Crusoe. Ah, benissimo. E naturalmente ricordando che siamo già in attività dalla fine di dicembre, un festival che si spalma lungo diversi mesi, è un festival che nelle scorse edizioni ha presentato anche degli eventi serali con il grande impegno di promozione e di organizzazione da parte del comune di Nocera Inferiore, in collaborazione per queste edizioni con l'associazione Social Project. Per noi sarà un grande onore partecipare alla Nocerina a questa iniziativa, anche perché cerchiamo anche di dare visibilità alla città e alla squadra della nostra città, appunto grazie a questa promozione culturale che forse in un certo senso manca, proprio perché i bambini non hanno più dei veicoli importanti, degli esempi come i vostri. Speriamo che la vostra iniziativa si possa espandere anche a altre città. E lo ringraziamo. Sì, stiamo lavorando per questo. L'ultima cosa, visto che parlavi di squadra, qualcuno potrebbe subito chiedersi: ma cosa c'entra un film come Robinson Crusoe magari con lo spirito di questa collaborazione? In realtà scopriremo attraverso questo film, che è un adattamento animato per i ragazzi, che il nostro naufrago si troverà a un certo punto a collaborare con tutti gli animali dell'isola ed alcuni remeranno in direzione contraria. Loro dovranno ritrovare lo spirito di squadra, sapersi unire e, se vogliamo, anche sapere avere quel rispetto nei confronti dell'altro, che è la base del fair play. E su questo credo che l'apporto di testimonianza della Nocerina e la coincidenza delle rispettive mission sia fondamentale. Grazie, grazie mille a voi.